e dopo 3 mesi di stop forzato per via della pandemia del coronavirus, riparte il mercato settimanale anche a Bitonto. Il mercato settimanale di Bitonto è una storia che ricopre parte dell'economia locale, sia dalla parte dei commercianti, quindi dagli ambulanti, sia dalla parte dei cittadini. Quindi il fatto di aver dovuto dare una risposta immediata con l'apertura del mercato settimanale è quello proprio di dare impulso a una parte dell'economia locale e bitontina. Ci siamo dovuti adeguare a quelli che sono i protocolli dettati dalla Regione Puglia e l'ultimo DPCM. Quali sono, diciamo, stati effettivamente gli interventi sul quale noi ci siamo adeguati? Innanzitutto l'allineamento delle bancarelle. È vero che non abbiamo lasciato distanziamento tra una bancarella e l'altra, ma perché il distanziamento avviene comunque sia tra una bancarella e l'altra con degli stalli che noi abbiamo costruito appositivamente per questa parte, diciamo, per questo con il nuovo protocollo. Abbiamo inserito anche delle corsie, sia la corsia di scorrimento che la corsia dove gli avventori, i cittadini, possono comunque sostare e fermarsi anche di fronte alla bancarella per verificare, per capire, diciamo, da dove, quale, diciamo, direzione, ecco, prendere. Noi abbiamo attuato in tutto 3 uscite e un ingresso unico. L'ingresso da via Ugo Lamalfa l'abbiamo sostanzialmente studiato perché gli avventori potevano comunque parcheggiare dalla parte più larga del paese, quello su via Ugo Lamalfa, e quindi entrare in un'unica direzione, quindi con un mercato unidirezionale su via Berlinguer e parte della piazza Unità d'Italia. Ovviamente è difficile perché le persone non tutte riescono a darci una mano nella collaborazione, soprattutto nel mettersi in mascherine. Da questa mattina adesso un po' le persone, forse perché c'è più sole rispetto al vento, le persone sono uscite e adesso c'è più gente. Stamattina non c'erano molte persone in giro, però adesso stiamo comunque sta aumentando e stiamo dando una mano notevolmente. Siamo comunque su una 15ina di persone, adesso effettivi oggi qui sul mercato ne siamo sui 5-6 persone che stiamo proprio in giro. Le linee guida le avete accordate con i commercianti e ci sono degli aiuti particolari per questa ripresa a livello economico? Ci sono stati degli incontri con le associazioni di categoria che abbiamo fatto, diciamo, una decina di giorni fa proprio per l'organizzazione del mercato settimanale. Noi siamo anche disposti e abbiamo anche consentito loro un'eventuale apertura domenicale e abbiamo anche dato loro l'impulso di una vendita sul mercato, ovviamente quello promozionale, su vendite di prodotti che sono rimasti invenduti nel mese di marzo e aprile, quando comunque loro avevano già fatto degli acquisti in precedenza e quindi aver investito quando ancora nulla si sapeva e quindi dare loro la possibilità a costo zero di fare queste vendite promozionali. Qual è l'invito che vi sentite di fare ai cittadini e l'augurio per questa ripresa per i commercianti? Allora, il primo invito è quello di rispettare i protocolli. Posso comunque dichiarare che da una passeggiata fatta stamattina stanno rispettando le corsie che noi abbiamo comunque fissato e quindi l'invito è innanzitutto il rispetto delle regole e l'invito è anche quello di acquistare almeno un prodotto all'interno del mercato e quindi non da farlo funzionare come una passeggiata, una semplice passeggiata, ma proprio per dare anche una motivazione all'economia locale, all'economia bitontina. Che emozione si prova con la riapertura del mercato settimanale? È come ripartire, sai, quando un bambino incomincia a camminare poco a poco. È così, perché sono 3 mesi che siamo stati proprio fermi completamente, quindi l'emozione è bella grande, diciamo. Dopo 3 mesi di questo lockdown ci hanno dato una botta di respiro bellissima. L'emozione di tornare al lavoro. Questo è sicuro, sperando che gli incassi ricrescano perché qua siamo finiti in un baratro. Ormai senza lavoro 3 mesi sono duri e bisogna cercare di riportare tutta la vita normale. Questa mattina come procede? È venuta gente ad acquistare? Ancora poca, però si spera in meglio.
c'è una bella affluenza, un po' di movimento, sono contentissimo di come sta andando per oggi sono contento. Sì, c'è abbastanza gente, però diciamo, la gente poi è abituata diciamo, da noi, abbiamo i posti fissi, è andata un po' in cerca, qualcuno ci ha trovato, qualcuno no, cioè, non sono i soliti mercati, sai, perché la gente un po' non c'ha soldi, dobbiamo essere onesti, perché questi 3 mesi ha ammazzato un po' proprio l'economia, l'ha messa in ginocchio, e quindi mo, per riprendersi penso che ci vorrà un bel po' di tempo. Con la marcia come vi siete organizzati? Organizzati, stiamo vedendo di recuperare un po' di merce perché attualmente anche le aziende stanno un po' chiuse, non hanno più merce a disposizione. Dobbiamo lavorare quello che troviamo e quello che abbiamo. Quali sono le difficoltà che dovrete affrontare? Le difficoltà sono tante perché diciamo, in questo mondo noi non è che lavoriamo bene, anche diciamo, di fronte alla gente, voglio dire... Cioè, la gente ha timore e noi nello stesso tempo abbiamo timore. Un augurio per i commercianti? È quello di mettersi a disposizione dei cittadini e anche delle istituzioni, perché anche da parte nostra c'è stato uno sforzo per far sì che tutto andasse bene e quindi anche da parte loro una collaborazione. Ecco, io quello chiedo, una collaborazione affinché il mercato settimanale si svolga in maniera corretta.